Ciao ragazzi, mi avete chiesto un unboxing ed eccovi accontentati. Questa è la mia piccola collezione di interfacce, cavi, espansioni che si sta espandendo. Allora, vediamo un po' cosa c'è dentro. Questa la devo ancora costruire, The Final Cartridge 3+, me l'ha regalata Stefano Spiaci. Poi, quando la costruisco, ci faccio un bel video, sia su come costruirla che su come utilizzarla. Poi abbiamo l'adattatore RGB a VGA per il Commodore 128 che mi ha regalato Ivan Sergio, e anche su questo ci sto facendo il video con il suo cavo DB9 per collegarlo proprio dietro il 128. Un cavo video composito, un cavo S-Video, l'ho appena costruito, anche di questo poi vi faccio il video su come costruirlo e su come utilizzarlo. Ah, eccolo qua, MP3 TUC64. Di questo avevo già fatto il video, sia su come costruirlo, tutorial saldatura stagno, e sia su come utilizzarlo registrando un programma su OpenRail. Una DTL Action Replay, questa ce l'avevo da quando ero piccolino. La Kung Fu Flash, su questa proprio ci ho fatto un sacco di video. SD2EC, entrambe funzionano con le memorie micro SD che ho in questo pacchettino. Questo è l'adattatore per collegare la SD2EC al Commodore 16. Ah, eccolo qua, questo è il modulo relè. Questo l'ho utilizzato tante volte per collegare delle varie cose alla user port del Commodore 64. Non so, abbiamo visto con il video l'albero di Natale, la mia macchina, la Fiat X19, la stufetta elettrica, la macchinetta del caffè. Ah, il bruttissimo, questo bruttissimo, il paddle che avevo costruito per giocare a Arkanoid. Funziona, che è una meraviglia, però è proprio triste da vedersi. L'Oxum 1541, utilissimo, bellissimo. Avevo fatto due video, uno relativo al montaggio, anzi tre video, uno al montaggio, uno ci avevo collegato il drive, il Commodore 1541, e quell'altro invece ci avevo collegato la stampante e l'MPS 803 insieme a Francesco Sblendorio. Cosa c'è qua dentro? Ah, l'Apex Fast Load. Qui abbiamo due cosettine carine. La 1541 Diagnostic Cartridge di Yani, con cui ho fatto il video, me l'ha regalata Stefano Spiaci. E questo qua è il modem Wi-Fi che si collega al Commodore 128 e al Commodore 64 sulla user port. E ultimo, dulcis in fundo. Ah, eccolo qua, il kit diagnostico per il Commodore 64. Con l'interfaccia principale da collegare sulla porta d'espansione e tutte quelle altre da collegare sulle varie porte. Anche di questo ci avevo fatto il video. Bene, spero che la mia collezione vi piaccia e che, insomma, prima o poi si espanda anche. A presto, ciao ciao!